Buongiorno a tutti da Paolo D'Ambra e bentornati a un'altra puntata di Turbo Daily. Oggi andremo a fare il recap settimanale come ogni venerdì, ma prima di questo andiamo a dire subito che ieri ovviamente le borse europee hanno chiuso in territorio negativo. Vediamo il DAX che ha chiuso a meno 2,49%, però questa mattina i futures indicano già una lieve ripresa degli indici europei. Infatti vediamo il DAX aprire leggermente con un gap rialzista. Oggi infatti vorrei focalizzarmi proprio sull'indice DAX, sull'indice tedesco, per sfruttare un rimbalzo tecnico che probabilmente avverrà nell'arco della giornata. Però prima facciamo il nostro recap settimanale, quindi andiamo a vedere direttamente sui grafici come si stanno comportando i nostri trade, le nostre operazioni che abbiamo svolto durante la settimana. Partiamo dalla prima, che è l'operazione rialzista sull'oro. Abbiamo rafforzato già un trade rialzista effettuato le settimane precedenti. Siamo entrati questa settimana a 1910, quindi al momento il prezzo quota leggermente sotto l'apertura, siamo lievemente in territorio negativo, ma comunque il prezzo, come vedete, resta all'interno di un canale rialzista, quindi possiamo ben auspicare un possibile continuazione del trend. Quindi finché il prezzo rimarrà all'interno di questo canale possiamo restare relativamente tranquilli. Andiamo poi sul titolo Mediobanca. Siamo entrati sempre questa settimana a 6,63 euro. Il prezzo sembra appunto avere un rimbalzo tecnico e possiamo anche qui rimanere tranquilli, nel senso che il prezzo finché rimarrà sopra questo livello supportivo, che come potete notare è molto importante, da questo livello il prezzo è sempre tornato a salire. Quindi certo possiamo aspettarci un ritracciamento fino a questo livello e da questo livello aspettarci di conseguenza un ritorno verso o il nostro take profit impostato, comunque verso nuovi massimi. Andiamo subito sull'operazione che vorrei fare oggi insieme a voi. Ho impostato il nostro livello di ingresso a 12.540 punti, quindi restiamo sulla scia della discesa di ieri. Come vedete, l'indice tedesco aperto con un gap ribassista, che quindi potremmo aspettarci che il prezzo possa continuare a scendere almeno fino a questo livello, dove il prezzo ha già effettuato un doppio minimo. Quindi potremmo aspettarci un rimbalzo tecnico, come anticipato prima, fino al target di 12.860 punti, che è in realtà appena sotto l'apertura in gap ribassista del DAX. Uno stop loss sempre sotto i minimi, quindi a 12.320 punti. Direi di andare subito sul sito di BNP Paribas per mostrarvi il certificato che termina col codice 773, quindi una leva a 7. 7,52, quindi una leva sotto la media rispetto agli altri prodotti, una distanza dal knockout del 13,76%, uno strike a 11.000 punti. Al momento il prezzo lettera sta quotando 17,91 euro. Andiamo quindi sulla piattaforma operativa per eseguire l'operazione. Il prezzo stabilito è 15,90 euro per 62 pezzi. Quindi facciamo subito il recap dell'operazione: il sottostante DAX, strategia long, ingresso a 12.540 punti, stop loss 12.320 punti, target 12.860 punti. Per oggi è tutto, io vi auguro un buon weekend, buon trading a tutti e a lunedì.